grazie Fabio. Fulvio Marino, e adesso dalla Roma, Bari, Sicilia, andiamo in Piemonte con Fulvio Marino. Buongiorno. Siamo andati Antonella. Già nel bosco che è occupato da Rosalba. Come vanno, sì, i fiori, Rosa? Molto bene, molto bene. Molto mi bene. Sto divertendo, sì. C'è bene. Creatività nell'aria. Noi intanto ti guardiamo, sì, e tu sei sempre in onda con, sì, noi. Questo lievito madre fantastico, che guardate cosa è diventato in tre, sì, settimane. Sì. Guardate un po', è che proprio meraviglia. Speciale, è partito benissimo. Allora, lo devo dare da mangiare. Aspetta, prima lo utilizzo. Ah, bravo. Perché bravo. Oggi faccio un pane che ci durerà tutta la settimana. E io farò un pane con la farina di castagne, le castagne, la segale e il lievito madre. Perché adesso inizierà il periodo delle castagne, noi faremo un sacco di ricette con le castagne. Sì, sia la segale che le castagne sono molto interessanti, te ne farò vedere tantissime di ricette, perché secondo me questa stagione è proprio, le castagne sono le ambasciatrici di questo. Avete visto che ho rifatto infatti la camminata della sigla nel bosco, perché il bosco nel frattempo è cambiato, abbiamo cambiato i prodotti, quindi abbiamo le castagne, esatto, e anche gli animali, e via via vi farò conoscere tutto il bosco lì della Val Borbera, poi ci sarà l'inverno, probabilmente camminerò nella neve e via via. Sì. Quindi cosa utilizziamo? Utilizziamo 500 grammi di farina di segale bianca, se non avete la segale bianca, che è una segale setacciata, potete utilizzare una farina zero, 400 grammi di segale integrale, quindi completa, quella con cui abbiamo fatto nascere il nostro lievito madre, e 100 grammi di questa meravigliosa farina di castagne, che la mettiamo dentro insieme con miele, in questo caso di castagno, perché è proprio il giro nel bosco facciamo oggi. Esatto. Tu sai che io andavo a castagne tantissimo con mio nonno Felice, che mi manca tanto, e mi ha insegnato un po' di cose sulle castagne, e nel mentre metto l'acqua, un albero di castagne per iniziare a dare frutti ci mette 15 anni. Pensa. E le castagne, per essere veramente castagne buone da mangiare, sono buone dopo 50 anni di questo albero. Quindi se io quindi quando un albero adesso non lo vedrò mai. No, cioè, vedi già, gli alberi sono stati messi prima, ma questo è per far capire quanto è importante e quanto rispetto dobbiamo dare alle castagne, perché sono frutto veramente di anni e anni, no? Quindi quando mangiamo una castagna non ci pensiamo, o quando facciamo il pane. Ma la castagna è un prodotto del bosco che è incredibile, e più invecchia più viene buono. Cioè, eccoci qua. Sì, anche maestro. Brava Andrea. Senti, quindi adesso puoi rinfrescarlo. Tu l'hai già usato, quindi sì, non devo togliere niente, no? No, non devi togliere niente, assolutamente. Ci aggiungo 100 di acqua, come sempre. Esatto, perfetto. E 100 di che farina? 100 di farina, naturalmente di grano tenero tipo 2. Possiamo iniziare anche poi, e lo faremo, a divertirci con le diverse tipologie di farine. Esatto. Il pane di segale, tra l'altro, è quel pane che ha assolutamente bisogno del lievito madre, ma è quel lievito madre che può anche essere rinfrescato da 2 o 3 giorni. Cioè, se abbiamo il lievito madre un po' acido a casa, succede, facciamo il pane di segale, perché la segale, che è molto ricca di zuccheri, ha bisogno di un lievito acido. Ecco, quindi quando è acido, che noi non sappiamo, magari abbiamo il dubbio di come utilizzarlo, possiamo fare il pane di segale. Perfetto, quindi io nel mentre ho impastato, e poi mettiamo castagne lessate, guarda che belle. Ah, che meraviglia. Le sbricioliamo, opla, le sbricioliamo, le lasciamo intere, tanto poi naturalmente impastando rimangono dentro. Le andiamo ad inserire, qui facciamo proprio, ne mettiamo 100 grammi su un chilo, poi possiamo vedere. Quindi io ripeto intanto che tu mischi le castagne: 500 grammi di farina di segale bianca, 400 grammi di farina di segale integrale, 100 di farina di castagne, 300 di lievito madre rimestato, certo, 750 grammi di acqua, 100 grammi di castagne vere, cioè di castagne lessate. Sì. E poi 30 di miele di castagno in modo particolare, e anche un po' di sale, perché il sale ci va sempre a 25 grammi, certo, che sono 2 cucchiaini. Facciamo lievitare per 1 ora e mezza circa, fino a quando il nostro pane è diventa così. Lo mettiamo sul banco di lavoro, e siccome io voglio fare un pane che si conservi, lo facciamo in cassetta, ok? Che così almeno andiamo a fare questo contenitore delle castagne, eccolo qua, facciamo un bel filone che andiamo a mettere qui, e gli andiamo a incastonare un po' di castagne sopra, che così lievitando, guarda che meraviglia, guardale, possiamo, io le ho sia spezzettate che tenute intere, un filo d'olio glielo mettiamo,
Sai che questo è anche buonissimo con la trippa di Giampiero. Io ne parlavo prima con Giampiero. Lo mettiamo nel forno quanto tempo? Lo facciamo prima lievitare. Dai, guarda, sì, qua, guarda, io qua le ho guarda, messe. Guarda che meraviglia. Vedi, quando praticamente arriva alla cima del nostro quanto stampo, ci vorrà di lievitare? Di solito dipende dalla temperatura, almeno un paio d'ore. Okay. Ok? Lo mettiamo, lo mettiamo in forno. Massimo della temperatura. No, il pane in cassetta deve cuocere a 200 gradi. Vedi? Eccolo qua. 200 gradi e guarda. Per poi quanto tempo più o meno? Per circa 40 minuti, dipende anche dalla grandezza del nostro forno. Facciamo un po' di... Eccolo qua, guardalo qua. E adesso io lo faccio andare sul tavolo. Oh, che meraviglia! E io, siccome la castagna mi ricorda, e la segale mi ricorda quasi il Trentino. Esatto, speck e brie, guarda. Lo tagliamo, guarda che bello. Speck e brie, io potrei morire. Guarda. Guarda che bello. Facciamo una fettina e poi ne facciamo un'altra e poi ci mettiamo qua e facciamo un po' di speck qua, perché io ho sempre fame a quest'ora, quindi ma no, ma anche perché sono le 13:18, sai, poi... un attimo di famina. Poi un pezzettino di brie, che se il pane è un po' caldo il brie si scioglie sul pane caldino. Sì, esatto. E quindi lo mettiamo qua. Ah, ce lo tagliamo come fosse quasi un tramezzino. E poi un pezzo a me e un pezzo a te. Certo. Guarda. Sempre così. Me lo tieni?